Io mi ricordo che il primo motorino l'ho tenuto dietro il ricatto di mio padre, perché ero magrissimo e allora mio padre voleva che raggiungessi i 37 kg. E li raggiunsi e mio padre dovette mantenere la promessa di comprarmi questo motorino. Franco è stato un pilota molto serio, molto concreto, molto attento a tutti i dettagli. Franco, secondo me, aveva una voglia molto forte di affermarsi, di vincere, cioè quella cazzimma, direbbero adesso, insomma, quella cosa che hanno i vincenti. Lui la moto la dominava. Mentre gli altri vengono dominati dalle moto, lui la moto la dominava, la sentiva, era tutto un tutt'uno con la moto. E poi alla fine, ronzando sempre nelle prime posizioni, e prima o poi il mondiale lo vinci. Folla incredibile lì per il rientro di Franco Uncini, il campione del mondo di motociclismo. Franco Uncini sapeva che qualcosa per accoglierlo degnamente era stato organizzato, ma di fronte alla folla incredibile che dal cartello dell'autostrada lo ha accompagnato, acclamandolo, fino al centro della cittadina marchigiana dove c'è il monumento al re canatese più illustre, si è commosso, incredulo. Arriva il momento in cui ti senti un po' che con un dito stai toccando il cielo, quindi fantastico.